faccio vedere che casino è diventata la stanza. Anche se questa è una cosa che volevo fare da così tanto tempo, stampare le cose, l'ho visto su così tanti video che volevo farlo io stesso. Vi faccio vedere tutto il desk. Sono dovuto prendere questa label printer, che è una printer termica, così che non uso inchiostro. Qua ci abbiamo i nostri polymailers di Kaizen Athletica. Ci abbiamo poi i packing list e poi anche tutte le labels che sono state stampate da questa. Qua ci abbiamo i vari ordini e qua tutto quello che è stato già fatto. Questa è la stanza packing dove Ele sta facendo tutti i package. Ci abbiamo ancora, direi, una metà da fare, ma Ele ha fatto un ottimo lavoro. E il lancio quindi è andato molto molto bene. Abbiamo praticamente fatto sold out di tutte le taglie tranne le XL, che penso ne rimangano ancora più o meno una decina. Ma rispetto all'ultimo lancio abbiamo, grazie a voi, raddoppiato i sales, raddoppiato gli ordini, raddoppiato il traffico sul sito. Quindi overall ci sta sempre questo, stiamo migliorando rispetto all'ultimo lancio, e se noi riusciamo a continuare questa traiettoria, grazie a voi, andremo veramente bene. Com'è andata secondo te? Bene, bene, grazie ragazzi. E niente, quindi adesso ci spetta tutta la parte più logistica, dobbiamo fare tutti i packages, abbiamo printato tutti i shipping labels, dobbiamo mettere tutto insieme e poi li spediamo, e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Ok, fatto tutti i pacchetti, stanno già arrivando ad alcuni di voi, quindi sono strafelice, sto vedendo le storie su Kaizen Athletica, tutti che dicono la spedizione è stata rapida e mi fa strapiacere. Alla fine keep improving Kaizen in tutto quello che facciamo, anche nella logistica, spedizioni e queste cose qua. Poi mi sono messo a fare un po' di lavoro, ho risposto a molti dei miei clienti e mi è venuto in mente di fare una piccola clip. Ai miei clienti io chiedo delle video delle esecuzioni degli esercizi, sugli esercizi che non sono e non siamo sicuri che eseguono bene. Una cosa importantissima è che verso le ultime ripetizioni di una serie, quando diventano più difficili, c'è molta gente che inizia a usare lo slancio del corpo, inizia a usare altri muscoli. Mi viene in mente ad esempio un tricep push down, no? Alla corda o che so io, che sulle ultime serie magari la forma corretta è questa, però quando le ultime serie, per mantenere la stessa velocità delle ripetizioni, iniziano a intervenire con le spalle, con la schiena e a cambiare quindi la forma. Invece una cosa importantissima è che quelle ultime ripetizioni, che sono le ripetizioni difficili, sono le ripetizioni vicino al cedimento e quindi quelle che stimolano la crescita muscolare, è lì che la forma secondo me deve essere comunque quasi ottima, quasi perfetta, e semplicemente la velocità della ripetizione diminuisce. Ok, quindi quando diventa più difficile la forma, la cosa importante non è mantenere la stessa velocità di esecuzione, ok? E poi iniziare a spingere così che mantieni la stessa esecuzione. La cosa fondamentale è, se diventa più difficile, quindi più lenta la ripetizione, la velocità diminuisce, la forma rimane uguale, è semplicemente che la rep è più combattuta. Però è sempre il muscolo, diciamo, target che deve agire. Non vogliamo che arrivino gli altri gruppi muscolari ad aiutare, ok? Quindi, nelle ultime rep, non utilizzate slancio per mantenere la velocità del rep costante. La velocità rallenta, siamo molto più vicini al cedimento, molto più affaticati. Abbiamo accumulato un sacco di ipossi e altri agenti metabolici nel muscolo. È più difficile contrarre, ma è lì che combattiamo la ripetizione mantenendo la forma di esecuzione corretta. Questo è un piccolo tip, secondo me. I'm filming. Yay! Ragazzi, stiamo andando in palestra, l'orario migliore della giornata. Sì, concordo. Sì, poi io e Ele la facciamo sempre più o meno alla stessa ora, sì, che è l'orario tra l'una e le due e mezza, che la nostra palestra è vuota. Generalmente ci fa staccare dal lavoro che facciamo la mattina al lavoro che facciamo il pomeriggio. Stiamo andando, io mi sto bevendo un po' d'acqua. Oggi non ho ancora mangiato niente, sinceramente non avevo fame, ma ora mi sta iniziando a venire fame. Quindi... ci credo, io non so come fai fino all'una senza mangiare. Digiuno intermittente, ma è perché sono abituato e lo faccio da anni, anche quando stavo all'università. Sì. E poi quando lavoro lo sai, tipo... No, assolutamente, poi uno lavora meglio, è più sharp quando stai digiuno. Esatto. Quindi ho un po' d'acqua, ho anche qua dentro le amino, i recovery aminos che probabilmente mi faccio a metà allenamento. Quelli e frutti di bosco. Sì, frutti di bosco, non c'è
nessuna ricerca a supporto, secondo me, degli aminoacidi, ma io lo prendo per il gusto e perché è buono e mi sento abbastanza bene quando lo faccio a metà allenamento. Poi ho la migliore barretta proteica, che è quella del cookie dough di Pulse Cream, che mi mangio proprio adesso. Che c'è i pezzi di cioccolato. E poi ci facciamo, ci smezziamo io Ci smezziamo. e Ele. Facciamo 3/4 io, 1/4 Ele di questa Monster White, 0 calorie. Facciamo partire la radio, 20 minuti e andiamo in palestra. Oh Let's yes. go. Good fire. Ti riprendo. Let's go. Cappellino is when you know things are getting serious. Andiamo a controllare l'allenamento di oggi. Oggi abbiamo giornata C. Già giornata C di nuovo. Pure io Bello, giornata bellissimo C. che facendo tipo rotazione i 3 giorni e avevo visto nei commenti che alcuni mi chiedevano quante volte vado, praticamente quanto più Quanto ti va? possibile. Sì, no, quanto più possibile nella settimana faccio ABC a rotazione, così che se vado 3, 4, 5, 6, 7 volte recupero sempre abbastanza tra ogni seduta, è veramente facilissimo. In questo momento sto probabilmente andando 5-6 volte a settimana perché magari 2 giorni sono stanco o abbiamo altro da fare e non riusciamo a venire in palestra. Però facendo ABC è bellissimo perché invece se riesco ad andarci 6 volte, mi sembra che faccio un sacco di volte questi esercizi. E facendo full body ogni giorno è bello perché è un po' di pump per tutti i gruppi muscolari ogni giorno ed è molto efficace come stimolo progressivo. Oggi abbiamo panca piana, 100 kg, amore. Devo fare 4 ripetizioni. Poi abbiamo, bello, abbiamo stiff leg deadlift, pullover, reverse fly e un movimento per tricipiti, anche un Bayesian curl. Ma mi sembra incredibile che già devo rifare questo. Se Però non lo è sai così. te. Ok, Fichissimo. Dai, è la mia probabilmente seduta preferita. Finisco questa. Ci vediamo inside. yes. L'allenamento, ci sono stati un po' di technical glitches che, dato che abbiamo una nuova lente, abbiamo cambiato telecamera, ci stanno le SD cards che in alcune macchine fotografiche funzionano, in altre no. Quindi ho messo una clip dei 100 kg per 4, che in realtà la stavo per fare per 4, poi mi sono venuti, vieni amore che esce la gente, Ah, sì. mi sono venuti ad aiutare sulla quarta rep che stavo grindando e mi hanno aiutato. E io gli ho detto guarda che io penso che ce l'avevo dentro me, infatti poi l'ho rifatto e ho fatto 4 ripetizioni. Assurdo. Ti dà fastidio quando la gente viene un po'. Cioè capisco perché Sì, hanno paura, sì, sì. dicono 100 kg, ti spacchi con la sbarra, però io tipo so se tipo Certo. non la farei se ho paura di fallire, la faccio quando sono sicuro di riuscire a Sì, però farla. loro non lo sanno. Infatti. Quindi metti in cartello, ragazzi. No, no, vabbè, sono stati carini, comunque è quello, poi avete visto footage con la telecamera quella buona, è stato un po' di casini, ma fatemi sapere se vi è piaciuta, se avete notato la qualità differente, perché vorrei fare tutti i segmenti in palestra un pochino più high quality con quella telecamera lì, però appunto logisticamente è un pochino più di uno sbatti, diciamo, quindi fatemi sapere voi. Noi siamo stanchi, affamati, Mamma mia. sudati e torniamo a casa. Yes. Dai, un po'. È passato un po' di tempo, ho filmato, anzi, recorded un podcast che potete trovare su Spotify. Il podcast, se vi piace più che parlo di business, mindset, crescita personale, ve lo consiglio.
ho deciso di non fare anche quello sul fitness e secondo me per alcuni di voi, se state all'università o al lavoro, può essere interessante e utile, almeno lo spero. Però siamo qua in cucina, sto mettendo l'acqua a bollire che vi faccio due uova rese qua dal Lussemburgo e poi c'ho del pane, che abbiamo trovato il pane buonissimo ma costosissimo, cioè ci credete che una pagnotta di pane costa 5,20 euro a Lussemburgo? 5,20 euro? Ma che pane è? Pane d'oro. E poi ci aggiungo mezzo avocado e mi faccio quindi toast avocado tipo col guacamole, che lo faccio su aggiungendo un po' di limone e sale, e poi ci metto due uova o sopra o accanto. Vi faccio vedere. Ed eccoci, guardate che piattone pazzesco. Fetta di pane, bella grande, avocado che era a metà e le due uova. Tolto questo così che mi mangio prima questo e poi finisco con un piccolo snack. Direi che come passo rapidissimo, farsi le uova sode o alla coque. Molto facile, ci aggiungete una fonte di carbo, il pane va bene o le vase se non ce l'avete, e l'avocado. 10 out of 10, vero amore? 10 out of 10. 10 out of 10. Allora, la mattina seguente io sinceramente mi ero vestito per andare a correre, non so se riuscite a vedere, però guardate che tempaccio stamattina. Sta piovendo. Devo dire non è super super invitante, quindi dato che non mi sto preparando per nessun tipo di maratona o altro, andrò a correre, ve lo prometto, andiamo fra un po'. Però intanto mi faccio prima colazione e spero che fra mezz'oretta sia un po' migliore la situazione fuori. Vediamo. Intanto vitamin C e un po' di caffè. Spingiamola piano insieme. Poi ormai lo sapete, io ci aggiungo un attack di dolce piccante e un goccetto, anche troppo qua, di latte. Ed ecco qua, vitamina C, coffee dalla mia French press. Così iniziamo bomba sta giornata. Niente raga, era brutto tempo, non siamo andati a correre e sono passati un paio di giorni. Non so se riuscite a vedere dai capelli o altro, e io ed Ele stiamo andando in un posto nuovo, perché avete visto che negli ultimi due video stavo un attimino criticando il Lussemburgo. Io sono una persona che, se mi seguite da tanto tempo, lo sapete, amo il caldo, amo il sole e in più comunque mi piace viaggiare, e nonostante il Covid, se stiamo attenti e prendiamo tutte, diciamo, cioè io sto attento, mascherina, lavi le mani, ti metti il gel antibatterico ogni volta che puoi, stiamo attenti, stando attenti si può comunque ancora un pochino viaggiare, e viaggiare è proprio quello che a me piace tanto. In più volevo dare un attimino una scossa, sia appunto per me personale, voglio prendere un po' di sole, voglio stare all'aria aperta, voglio andare a correre, voglio allenarmi bene, stare bene fisicamente. Per me il clima fa tantissimo, che anche portare un attimino più contenuti a voi e cambiare un attimino la scena del canale. Quindi se siete arrivati fin qua sarete i primi, e siete i primi a sapere che nel prossimo video staremo da un'altra parte. Se avete un'idea commentate qua sotto e nei commenti, e altrimenti dal prossimo video vedrete la nuova location. Ci andiamo ovviamente anche per fare contenuto in palestra e io non vedo l'ora proprio di partire alla grande, forti con i prossimi video. Detto questo, se sei arrivato fin qua io ti ringrazio di cuore. So che a volte ti sembra che sparisco e dici: Giulio, ma che cazzo stai a combinare? E la verità è che ho tantissimo sul mio piatto in questo momento e sono una persona e non riesco a fare tutto. Posso farlo, e infatti mi dico che posso farlo, ma
poi come avete visto magari faccio una settimana dove non pubblico, perché comunque sono umano e se ho 10 cose a cui pensare da fare, ho la mia lista delle priorità, faccio quelle, e i video mi dispiace tantissimo, li ho messi un attimo in secondo piano questa settimana, ma si riprende, una settimana break alla fine, magari manco l'avete notata, magari sì. Prossimi video saranno una bomba, raga, ve lo prometto. Ci vediamo nel prossimo.